perché queste bandierine come idea trainante? Allora, l'idea delle bandierine è nata perché, fondamentalmente perché questo festival è principalmente montagna, però si è sempre più allargato, quindi i temi che racconta spaziano da cultura all'esplorazione, ai mondi vari. Il racconto e l'avventura quindi è anche scesa dalle cime delle montagne, è diventato racconto qualsiasi cosa. Raccontare un festival così ricco con un solo simbolo per me è difficile. C'è cultura, c'è storia personale, c'è amore, c'è molta roba. E allora ho pensato che comunque qualsiasi immagine doveva nascere, sarebbe nata un'immagine multilivello, cioè un'immagine che ha un senso vista da lontano, però ci si può entrare dentro e vedere di più. È un'immagine che proprio vive in questi giorni, uno ce l'ha sotto mano, ce l'ha sul catalogo, è seduto al cinema e la apre. Allora avevo pensato proprio di fare una cosa che comunque magari può sorprenderti anche dopo qualche giorno, vedi una roba che non avevi visto. Ogni bandierina racconta una storia. Il fatto delle bandierine nasce da un'idea che comunque evoca montagna, evoca vento, freschezza, evoca comunque anche le bandiere di preghiera tibetane. Fondamentalmente nasce da una riflessione che qualsiasi storia dell'umanità, i faraoni, cioè i grandi imperatori, sono storie che poi nel tempo gioco forza si non deteriorano, ma passano di mano, possiamo definire che si sfilacciano. E queste storie non è che spariscono, ma poi i pezzettini vanno, volano e vanno a costruire altre storie, storie personali. Tante trasformazioni si sono successe e secondo noi, insieme anche a Luana Bisesti, con cui ci eravamo confrontati, ci siamo trovati d'accordo, un film festival è veramente un macinatore e promotore di questa roba qua. Ogni anno macina milioni di immagini e le manda in giro. E quindi le stesse storie che vengono raccontate dal film festival sono vecchie storie. Poi c'è ovviamente l'aspetto materico, che è quello che mi interessava, e quindi poi lì mi sono un po' lasciato andare. Entriamo in questo aspetto. Il manifesto non è disegnato. Come nasce? Nasce da chiamiamolo un teatrino, che io ho costruito fisicamente, come sto facendo adesso, però in scala più ridotta. Quindi ho costruito queste bandierine perché volevo che le bandierine si muovessero in maniera proprio naturale, perché se fai un lavoro cervellotico comunque le ombre le pensi. Invece in questo caso, costruendo un teatrino e fotografandolo nel vento, perché poi alla fine quel vento compatibilmente con Milano, però quel giorno c'era vento e sole, e quindi le ombre, i movimenti delle bandiere sono diventati più naturali. E in più poi mi sono imposto di disegnare sulle bandiere. Quindi il disegno c'è, ma è stato fatto su una materia molto più grezza, più reale rispetto al foglio diritto. E perciò c'è stato varie fasi, tra cui una grossa fase comunque di fotoritocco, computer, perché comunque secondo me il bello di questi anni è che entri ed esci dalla materia al digitale, avanti e indietro, quindi è un dialogo, non è una negazione. Cioè io uso molto la materia, le mani, le cuciture, i bottoni, però portati nel computer mi danno una possibilità e una estetica di tempo.